a tutti ragazzi, nuova SBC dedicata ai giocatori di Fit Birthday, dato che siamo dalla settimana del Team 1, è uscito Liner, l'austriaco della Bundesliga. Andiamo a vedere come sono le statistiche, ma prima come sempre follow il canale YouTube ragazzi. Allora, eccolo qua, il terzino del Borussia Mönchengladbach, se non ricordo male infatti. È da un 75, alto come work rate, quindi buonissimo. In difesa molto interessante perché difende, ma avendo già alto comunque anche nel work rate appunto, andrà a supportare tantissimo la manovra offensiva, però tornerà anche indietro appunto, quindi è un box to box come si dice in gergo. Mosse abilità 5 stelle, interessantissimo perché si può andare a fare quella skill in più per uscire da momenti un po' particolari, magari un po' difficoltosi, magari con un elastico, un reverse eccetera, si riesce poi a impostare e andare via. Debole 3 stelle, attenzione perché il piede debole sinistro di Liner potrebbe non essere molto efficace coi passaggi, occhio però alle statistiche. 88 di velocità con 90 di accelerazione e 37 di scatto, buono, sicuramente molto buono, molto molto rapido. Ci andiamo a cacciare su appunto un solito ombra, così si potenzia al massimo la velocità e la difesa si alza in maniera davvero interessante. 70 al tiro, vabbè, non ci interessa, quello va bene. Passaggi 80, se andiamo a vedere il passaggio corto è 87, quindi molto molto buono perché un difensore deve anche non saper impostare al 100%, però almeno non sbaglia. Occhio comunque al sinistro che ha il 3 di debole, attenzione. La visione è un po' bassa, quindi non è in grado di impostare benissimo. Buonissimo invece il dribbling, abbiamo 84 di media con 86 di agilità e un dribbling appunto 85, grazie poi alla combo tra virgolette delle 5 skill, insomma può uscire da situazioni abbastanza pericolose grazie alla sua agilità e dribbling, quindi molto molto interessante. Difesa 82, attenzione perché non è altissimo, ovviamente va potenziato appunto con ombra, quindi intercettazioni solamente 82 tra virgolette, però al contempo comunque box to box, quindi alto alto come work rate, sicuramente molto interessante in difesa. Conta subito 85, tor difensivo 83, è abbastanza manuale come giocatore, occhio perché la gambetta dovete mettercela voi, non è molto automatico. Occhio al fisico, 90 con forza 85, 97 di aggressività, questo vi mangia pure i piedi, quindi molto molto aggressivo come giocatore. Quanto ci costa? Non tantissimo perché comunque il campionato di riferimento è la Bundes, ha due SBC, TOTV con 83 e un TOTV con 84, 70k circa ce la caviamo. È interessante come giocatore, sicuramente se avete una Bundes in questo momento a memoria non viene in mente nessuno di particolare, oltre a lui c'è un babù. Andiamo a vedere il suo footbin. Liner, Mbabu e basta. Come terzini destri vabbè, della Bundes non abbiamo alternative, quindi se avete una Bundes allora avete Mbabu. Andiamo a vedere, andiamo a paragonarlo, l'ho già preparato però almeno andiamo a fare proprio un paragone. Mbabu è leggermente più veloce ma ci mettiamo su ombra, leggermente più difensivo ma vabbè. A livello invece di passaggi, beh, sicuramente molto molto meglio Liner. Idem il dribbling, è un po' più, molto più agile. A livello difensivo invece abbiamo, beh, buone intercettazioni sicuramente. Diciamo che il globale della difesa è leggermente meglio un Mbabu, però tutto il resto va poi a favore di Liner, quindi se avete una Bundes e cercate un terzino destro comunque abbastanza cheap, perché 70k ragazzi si fanno in fretta ormai, secondo me vale la pena farlo, ripeto, se avete una Bundes, perché come giocatore non è così fondamentale, diciamo, non vi cambia le partite, è sicuramente un buonissimo terzino. Il problema è proprio la nazionalità di riferimento, riuscire a ibridare un austriaco non è molto semplice, quindi o avete altri austriaci decenti, però a memoria non è che mi viene in mente io qualcosina, andiamo a vedere, davvero, questa non l'ho preparata, andiamo a vedere, allora, Austria, eccola qua, togliamo Bundes e il ruolo, ma non mi viene in mente nulla di giocatori effettivamente interessanti. Beh sì, c'è Alaba in versione menzione Toti e poco va e basta, praticamente gli altri non sono nulla di che.
quindi abbastanza complicato andare a ibridarlo. Quindi ragazzi, il consiglio è: avete una Bundes? Sì, fatelo, perché non ci sono molte alternative. L'altra alternativa appunto è Mbabu, ma è sicuramente più efficace liner. Non è caro, 70k li fate, sicuramente nel club avete un po' di giocatori da far fuori, quindi lo fate sicuramente a zero. In tutti gli altri casi no, non ha senso sbloccarlo. Possiamo stiracchiare magari un super sub da mediano, sì, ci sta, perché comunque è abbastanza, cioè difende bene, imposta diciamo decentemente, occhio solamente al tre debole, quindi io eviterei anche il super sub da mediano. Perfetto, quindi torniamo in regia ragazzi, la mia macro idea l'avete, ve l'ho fatta presente. Avete una Bundes? Ok, terzino destro ottimo, costa poco, è molto molto interessante, è sicuramente forte, quindi forte tra virgolette rapportato ovviamente ai giocatori per la Bundes, quindi da fare se avete appunto una Bundes. Per tutti gli altri casi no, non avrebbe senso andare a sbloccarlo, quindi lasciatelo pure lì, non vi serve investire non scambiabili per un giocatore che effettivamente non usereste mai. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti come sempre se l'avete sbloccato o meno, come vi trovate, follow al canale YouTube e invece al video. Ciao a tutti ragazzi!